Ciao ragazzi! Allora, prima di andare con quella meraviglia di Horizon Forbidden 2, Forbidden West, la mitica Aloy, comandata dal grande Mark Grant James al padre, voglio farmi un filino di farming simulator per portare avanti il discorso platino, il discorso contratti e altro. Allora, io sono venuto qua perché ho bisogno di comprare una cosa. Poi hai finito? Ok, andiamo a salvare, vabbè, chiaramente, e a farci dare i soldi del contratto. Un bel 12.000. Poi, ciao ragazzi, benvenuti. Allora, questo che cos'è che è? Prepara il campo per la coltivazione. Non è che pagano tanto, eh? Andiamo con questo? Campo 50, vediamo qual è il campo 50. 50. Beh, anche vicino a casa, eh? Anche vicino a casa. Possiamo anche prendere questo contratto. Allora, una cosa, noi abbiamo l'aratro. Ok. Questa è la seminatrice. L'aratro. Perché potrei farmi il campo. Ok. L'aratro dove lo metto? Possibile che. Quello che cazzo è? E questo è l'aratro. Davvero quello che fa merda? Allora prendiamo il contratto 50 senza fargli dare niente, andiamo. Ok ragazzi, ripeto, come vi ho detto, andiamo a fare un po' di farming prima della mitica Aloy. Ok, siamo già arrivati, a questo campo. Allora, me lo faccio di qua. Effettivamente è piccolino l'aratro, non è neanche grande quanto il mio trattore, però se io lo do in mano all'operaio devo comprare un rullo, ragazzi, un rullo che servono per, ok, 41.000. Ah, noleggio. No, no, lo noleggio, raga. Il mio trattore penso che non abbia il peso. Non è una cosa bella. Dovrei comprarlo un po' per il massimo di
Perfetto. Faccio i miei due campi, intanto quell'altro è là che tranquillo tranquillo sta facendo il contratto, non so, guadagnare qualche soldino. Allora, qui è calceviva, qui che cos'è? Erbacea, vabbè, ogni tanto c'è qualche erbaccia. Allora, io gli ho dato il rullo e questa qui mi dice il rullo di chiesto ancora, allora mi chiedi per il culo. Forse a questo punto credo, ragazzi, che il rullo va passato prima di seminare. Questo è un po' a temperatura, faccio io. Vabbè, io però in pratica, se non richiede più il rullo, io lo do via, non ho tempo di venire qua. Okay.
Ok, restituito. Vediamo un attimo ancora. C'è campo. No, vedete? Nulla richiesto, lo dice ancora, porca miseria. Calcio è viva. Adesso a parte quello non ho altro da fare che aspettare il campo qua che viene pronto. Sono andato un po' più serio, fammi vedere un attimo. L'altro le che schi. Io ho preso il coltivatore, credo, eh? Però ce n'era un altro. L'arieggiatore. Vedi, è perfetto per la coltivazione di uva e vite. Arieggiatori, erpici. Coltivatore prepara i campi per la semina. Vedi, però non è al posto di un aratro. Erpici potenti. C'è ancora il viaggiatore là. Sorriso poi qui, raga. Con questo risultato, chiaramente alle 9 partiamo con Aloy, raga. Sì, questo è proprio un arieggiatore, lo vedo che ha rullo anche dietro, come abbiamo visto pochissimo tempo fa dentro nello store.
amico mio! Ciao Andrea! Grande Thor! Guarda cosa ti sto facendo! Guarda che sto lavorando! Allora, alle 9, grande, inizio la mega live su Horizon Forbidden West, Horizon 2. Adesso volevo fare un po' di... Adesso volevo fare un po' di farming simulator, tanto per rilassarmi, visto che mi piace un botto, e sto facendo un po' di copertine al cellulare. Infatti prima ero io che guidavo, adesso sto facendo guidare al bot. Faccio vedere un po' il trattore, trattoriamo, se ne ha fatto la live. Infatti sto parlando anche un po' poco. Allora, questo farming è bellissimo, graficamente è spettacolare ragazzi, le macchine sono tantissime, molto belle. Guarda, vi faccio vedere da vicino, voglio vedere il green screen. Allora, il green screen ho provato a metterlo e fa schifo perché devo tirarlo, no, mettendolo così un po' a cazzo nel Buchanan, un po' di brutto. Devo cercare qualcosa, devo vedere giù se ho dei cavalletti e fare e tirarlo, ok? E poi credo che devo illuminare di più, perché mi fa una specie di sfarfallio nero. Quindi non so se è solo una questione di illuminazione, se è una questione di che non, il telo non è tirato, quindi sai, se non è tirato perfetto, lui legge come se è un... so come se sono io, ok? E quindi ho provato e non è uscito tanto bene l'esperimento, ho fatto una live con le cancellate su YouTube per vedere come usciva, non era bello. E come si dice Thor, devo provare sabato quando c'è un po' di tempo, perché l'ho preso, adesso devo avere un attimo di tempo per fare tutto l'ambaradam e metterlo, e dopo se funziona bene è una figata, e 8 euro ho fatto una pratica. Allora, ho provato a mettere la Logitech, la PlayStation non funziona, cioè la PlayStation 5 legge solo la tua telecamera. Hai un po' di impostazioni, però chiaramente non è PC che puoi fare di quelle cose difficili, anche se secondo me è solo una questione di impostare bene il telo. Devo provare su Xbox con l'altro che ho comprato, ma purtroppo non ha nessuna impostazione. Ciao ragazzi, benvenuti prima di tutto, scrivetemi così so che siete in live. E non ha nessuna impostazione, quindi è proprio una questione che devo attrezzarmi come figura, e mettere la face con quello, e tutte le cose che dico adesso vediamo. L'importante è arare questo campo, questa è la priorità. Arare questo campo, Marco Drams ara il campo. Allora, in realtà lo sta facendo l'operaio, perché sto scrivendo una cosa al telefono. Cyberpunk che l'ha fatto la volta di Cyberpunk.
Minchia che memoria di merda, oh. Non ricordo un cazzo. Allora, io sono portato... Ciao, 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 ciao! Benvenuto, benvenuti, benvenuto. Non ho visto più, però. Grandissimo. Aspetta che devo andare nella live qui. Ah, Bragali, ciao, mitica! Bragali, Thor, che figata di live, cominciamo bene. Sto andando col trattorino, Bragali. Cosa? Fai campi? Sì, 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 sì. Stasera lavoro, Bragali. Stasera mi metto a lavorare di brutto. Guarda che fatica che sto facendo. Invece di tornare a casa a rilassarmi e giocare, mi metto dietro a far campi. Allora, in realtà... adesso sto lavorando l'operaio. Ho fatto per farvi vedere che risoluzione ha questo gioco che sono arrivati. È incredibile, incredibile. Ho beccato la notte, un po', vabbè, però si vede un po' meno, di giorno si vede anche proprio l'alterata e comunque si vede di dietro la lata, non è alta la terra. È una figata, che voglia, ma è rilassante con il mio bel trattore, questo qui è un John Deere, dopo il Massey Ferguson, e la mia bella, la mia T3, fammi vedere. Allora ti dico subito, questo qua è un John Deere, esatto, 4750 la mia T3 ha la Deus Park, ok, dopo questo qui è il furgoncino, questo qua è il Massey Ferguson che ti dicevo prima, sì, Massey Ferguson lui, il 3670, guarda che bellino, va bene, si prende al torneo e poi c'è questo qui, no, non ho tanto perché questo qua è il salvataggio serio, l'ho chiamato anche dal nome e da quello che voglio fare, i contratti e salire pian pianino con il lavoro con i soldi, ecco. Invece poi ho fatto sia sul mio canale YouTube, ci sono tutti i video, ci sono video tutorial per fare i trofei velocemente, tutti fatti da me, cose scoperte da me, e tutorial che spiegano come fare le balle di infilato, il pieno e tutto quanto. Insomma, adesso pian pianino, man mano che vado avanti, faccio i filmati tutorial su come proprio lavorare i campi, su come fare le balle di pieno, le balle di infilato, cosa dare da mangiare agli animali, gli arreggiatori, spiego gli arreggiatori piuttosto che l'aratro, i vari mezzi, le varie cose bisogna fare prima, tipo bisogna passare l'aratro, poi bisogna passare la macchina che toglie i sassi, il rullo, ok, poi si coltiva, poi si passa al raschiatore che toglie le erbacce, a volte poi si passa ancora al rullo per schiacciare bene dentro i semi, per fertilizzanti, calce viva se ne ha bisogno il terreno dopo 3, 4, 5 raccolti, insomma è un bel lavoro, se hanno le bestie si passa di qua, no? Quindi tutta la cartina delle bestie, si va a far crescere il raccolto che serve. Ok, giù e via. Adesso 5 minuti di numero e partiamo con la live di anche qualcosina in più, insomma finiamo a campo, dai, tanto manca 3-4 cose, magari 10 minuti in più, sono 9-10, finiamo il campo e andiamo nel lontano ovest con Aloy, però come vi stavo dicendo prima, il trattorino, il mio John Deere, allora fammi vedere un attimo che modello è, oh cazzo, ho sbagliato, è il 7800, come si sembra proprio bello questo, sì, guarda,
storia è una figata assurda. Perché? Primo, impari a, a muoverti coi mezzi, non ci sono solo questi, ci sono anche tutti i mezzi. Beh, faccio vedere una cosa veloce. Allora, a livello di mezzi abbiamo i trattori, trattorini, perché poi non è che si può partire dal trattore più grande, costano sti mezzi, 70.000, 102.000, i trattori un po' più grossi, vedi, tipo il Massey Ferguson, Zetor, il John Deere, il Valtra, McCormick, il Class, Landini, questo è italiano, il JCB e il Deutz Farr. New Holland, anche lui italiano, quelli grossi, il Fendt, il Class, John Deere, JCB, New Holland, il Case, Nostelmas, questo è una bestia questo qua, il Challenger, il Fendt, vedi, con cingolati, il Case, New Holland, versatile, 4WD. Ci sono i camion, chiaramente per portare la merce, le mietitrebbie, le raccoglitrici, che in base a quello che tu devi fare, queste qui hanno cingolato, Massey, Class, Fedet, John Deere, Case, la New Holland e la... Queste sono quelle un po' più grosse, che servono più che altro per fare... Allora, vedete questa, te ne faccio vedere una, no? Allora, queste qui... sono le mietitrebbie che comunque quando raccogli loro hanno questa parte qui, vedi questa qui nera, che immagazzina il raccolto. Queste qui, che sono quelle per i foraggi più che altro, per dare da mangiare alle bestie, no, non raccolgono niente. Quindi bisogna per forza mettere di fianco un trattore e lei butta praticamente tutto il raccolto immediatamente nel trattore. Sono proprio questi tipi qua, non hanno nessun tipo di immagazzinamento. Dopo ci sono le raccoglipatate, queste servono per fare l'insilato degli animali, questo che ti dicevo, la ponse, guarda che spettacolo, questo è per tagliare gli alberi, quindi in questo gioco puoi anche andare a tagliare gli alberi, c'è la Komatsu, qui prende l'albero, c'è il motosega che lo taglia sotto, queste lame qui rotonde scortecciano, quindi tolgono i ramettini e tolgono un po' la corteccia, e poi fai dalla misura giusta, tagli e praticamente è pronto per essere imballato e caricato su queste qua, su queste macchine qui, che sempre, questo è sempre della Ponse, poi c'è della Komatsu, anche la Komatsu lo fa, dove prendi i tronchi e li porti fuori, oppure vabbè chiaramente si può andare con col MAN e ti porti fuori i tuoi bei troncazzi fuori da... Allora questo Cobra Hybrid, questo dovrebbe essere un sistema, perché non lo spiega, questo dovrebbe praticamente, vedi che questa macchina qua è unica, prende il tronco, lo butta dentro, lo tritura e poi qui questa pala qui lo butta dentro addirittura nei trattori. Quindi dovrebbe essere per fare il cippato questo qua, è già un camion figo per fare il cippato, molto strano, molto strano. Questo è perché in Farming Simulator 2022 c'è la neve, può nevicare, quindi ci sono lo spalaneve. Olivi per le olive, per le viti, raccogli cotone. Ogni cosa è una macchina, canna da zucchero, guarda che macchina per la canna da zucchero, guarda che roba incredibile. Barbabietole, raccolto, falciatrici per il prato. Ah, questa non l'avevo vista, questa macchina qua. Dove la Madonna, ma che bel macchinone.
Poi ci sono i Manitou. Il Manitou è bellissimo. Il muletto, io mi diverto un botto. Della CCB, della New Holland, della Schaeffer, la Manitou, la Class, Faresin, questa qua è italiana. La Faresin, che praticamente è come il Manitou. Poi ci sono i caricatori a pala, ci sono i mulettini, il Manitou e il Jungle Reach, ragazzi, ama. E poi vabbè, queste qua un po' particolari, il pick-up, a parte proprio tutte le varie pale e attrezzi da attaccare dietro i trattori, sono anche i morti, c'è un botto di roba, molto interessante, no? Poi devi anche calcolare, comprare i terreni o noleggiarli, coltivarli, fare un sacco di roba davvero. Allora, finiamo il terreno, ragazzi, andiamo su Horizon Forbidden West. Come state? Tutto bene? Scrivetemi sempre, ragazzi, così capisco che siete dentro. Se avete domande su questo gioco, fatemelo sapere, io farò magari. Ciao Johnny Boy, mitico, guarda che gioco fantastico che ti porto. Ah, grande, grande Johnny Boy. Ti piace questo gioco? Tanto molto. Ti piace. Allora, questo è Farming Simulator 2022, non so se eri già entrato in una mia live di questo gioco. Prima di andare su Aloy, che è bellissimo, ho voluto portarmi un po' avanti perché questo è il salvataggio. Se ti piace tantissimo, oh, grande, grande Johnny Boy, grandissimo. Ho voluto portare il salvataggio serio, che sto giocando davvero, i 144.000 euro li ho fatti lavorando, quindi insomma un po' di soddisfazione ce l'ho. C'è il giorno, la notte, le stagioni, bisogna aspettare le stagioni che il raccolto cresce, che quando si coltiva è tutto. Perfetto, è l'ultimo questo. E così. Io mi rilascio tantissimo, adesso lui ha finito, era l'aiutante, ho fatto mezzo campo io prima che entravate voi ragazzi in live, adesso lui ha finito, era fuori la scritta aiutante ha finito. Eccolo qua. Ma che stai a fa, aiutante? Sì, perché fa una cazzata. Allora, quando si va nel menu dei campi, dei contratti, eccolo qua, vedete, è completata. Perfetto, raccogliamo i soldi. Allora, si può essere anche un campo 79, Allora, coltivazione. Sì, possiamo prendere anche questo. Allora, vediamo che il campo 79, andiamo a vedere il campo 79. Vedete, questo è il periodo in cui bisogna coltivare e piantare, raccolto e della piantatura dei raccolti. Ci sono i vari mesi, adesso noi siamo a ottobre, quindi si può piantare frumento, orzo e basta, e possiamo raccogliere, grande Zane Boy, il mais, i girasoli, i semi di soia, barbabietole, canne da zucchero e cotone, e per un pochino ancora del mese l'uva. Non possiamo fare altro. Allora, il pioppo, l'erba e il rafano sempre praticamente. Uva e olive invece è il periodo di ottobre, Ottobre solo le olive, Incredibile. Incredibile. Allora, il campo era il 79, mi sembra di aver. Questo cazzismo qua. Facciamole. Ok, allora, tiriamo su. No, stai calmo. Andiamo al campo 79. E poi io direi di
Jupiter, ne andiamo un po' su Horizon. E poi andiamo su Horizon Forbidden West. Sono le 9 fino alle 10 e mezza, anche se vi devo dire la verità, stasera sarebbe serata Farm Simulator, e magari Gold Rush, mi piace Gold Rush, magari facciamo così. Allora arrivo al campo, vediamo se è piccolo piccolo o se no facciamo il campettino e andiamo verso le 9 e un quarto su Horizon fino alle 10 e un quarto e ci facciamo un po' di Gold Rush. Pagamento salari, ragazzi, 138 euro, non è maltrattamento questo qua, io sto pagando le tariffe fisse, 138 euro. Non lo so neanche io, ma tu pensa al mio cervello com'è, già i riflessi sono andati, Thor. Tu pensa i tasti, ogni gioco ha tasti diversi, no? Quindi puoi immaginare che bordello, ma guarda che bello sto gioco, guarda che bello, è incredibile. Cioè, perché adesso non arrivo al giorno, ma ragazzi, tanta roba questo gioco, Poi si è giocato davvero con criterio, rispettando un po' i principi della realtà. Si gioca bene, circondando i campi degli altri senza far bordello, Ok, adesso guido io. Guarda che manovra! Come ormai ho capito bene questo gioco. Manovrare queste macchine, questi bestioni incredibili. A me piace un botto, ragazzi. Dopo ci sono tutti i comandi, vedete là in alto, R1 fa qualcosa, L1 e R1 e L1 fa l'altro. Quindi adesso alzo. Non andiamo a rompere i campi degli altri, perché è praticamente schifo. Preso l'incarico a L1 più R1 cerchio, praticamente il pieno di sgarro solo, si è regolato bene la velocità, le marce sono automatiche. Oi, che bordello, guarda che roba, cazzo, sai che una mezza idea mi è venuta, ma chi ha un trattore da farmi usare? Incredibile qua. Beh, ascolta, un conto è mettersi lì con la pala in mano, il badile e il rastrello, e un conto andare su un mezzo di questi figli, ti dico la verità, andrei volentieri. Aria condizionata, sedile riscaldamento, sedile che si sposta di, come si chiama quello lì? Che non senti le buche, no? Ad aria compressa, ad aria. Gli animaletti non entrano perché comunque c'hai tutti i finestrini. Grande! Ho visto, cazzo, erano bellissime! Io poi quei lavori lì dovrei incominciare a farli, ma ti dico la verità, Thor. Come rincoccare la sera. Io quei lavori lì li faccio sabato e domenica. Ho fatto usare. Minchia! Spettacolo, il trattore, che figata, quella sarebbe una cosa figa, prima di morire, cioè tanti dicono voglio andare alle Bahamas, a Madagascar, ma non me ne frega un cazzo, andare su un trattore, fare una bella live dal trattore, dai, ci sto, Thor. Quando viene Calduccio ci vediamo, facciamo una bella pizzata, oppure ci facciamo un bel tamarindo al bar, un caffè, un tamarindo e andiamo col trattore.
Ma è uno di questi qua fighissimi? O uno di quelli vecchi scassati? Non va bene lo stesso, eh? Però mi piacerebbe avere questi qua. Tu pensi che quando ero militare ho portato dalla caserma al concessionario un trattore. Quindi tanti anni fa, però, eh? Tanti anni fa. Il maresciallo me l'aveva fatto guidare. Beh, diciamo che andare su strada non è tanto figo, perché lo sballottano tutti, vanno a cazzo, però non ti piace. E di questo campo andrebbero passato la macchina per tirare via i sassi, guarda quanti sassi ci sono, incredibili sassi. Questo qui praticamente sarebbe un po' il lavoro del tuo amico, è una figata. Poi ti metto il link del suo canale. Dai, davvero? Sì, vado a vederlo, me lo riguardo sempre io queste cose qua. Figo. Spettacolo con platinato, farmi il simulato 2015, quasi 2016, quasi 2017, quasi 2019, questo volevo platinato. Solo che arrivo tutto bello bombato, no? Che lo faccio, platino, va? Dopo sono talmente tante ore per poterlo platinare che poi gioco altro e questi qui li tengo giusto perché mi piace giocarci. Ah, davvero? Cazzo! Adesso gli scrivo. Lo scrivigli tu di postarmi il suo canale, che ci vado dentro di brutto, ci vado, non certo. Mi piacciono i trattori, guardo sempre i canali dei trattori. Trattori, mitifrebie. Biologi Love. Si chiama così? Tipo. Sai che non mi ricordo un cazzo, mettiamolo dentro nel gruppo, va, perché. Finito di qua, la live. È praticamente andato nel dimenticatoio del mio cervello. Figato però. Figato. Oh, Marco Drums Games. Teo. Potrei averci anche parlato con lui, però non viene niente. Grande Teo. Beh, dovresti invitarlo qui alle mie live, così. Anzi, lo invito io, Teo. Così mi dice. Mi dice se sono bravo col trattore. Io credo che lui si metta a giocare la sera con il gioco dei trattori, magari no, visto che c'è il giorno, però è figo. Io stavo aspettando Euro Truck Simulator su console, ma mamma mia che mi danno Euro Truck Simulator. Io Truck Driver l'avevo quasi platinato, poi c'è stato un bug che non mi ricordo, che magari adesso l'hanno anche sistemato, che non mi faceva prendere gli incarichi. Veramente bello, forse per un trofeo 2 non l'ho platinato, ma ho fatto un sacco di ore, ho fatto di live su quel gioco di tizio. E c'è anche un altro, però non, eccoti qua Teo. Torto, aspetta, fammi vedere, perché se l'ho finito è inutile che stiamo qua a fare scemi. Ok, 400 campo 81-82, ma che bello, 81-82, accetta. Allora, andiamo solo a vedere dov'è. Ah, qui, madonna che figata. E c'è anche l'82 di là. Ok ragazzi, ok, grande Thor. Allora io adesso
stacco giusto qualche minuto, mi preparo e andiamo in live con magari finiamo sto campo, dai, che è proprio una stronzata, ci vuole 10 minuti a finirla. Mi andava anche di giocare Gold Rush. Gold Rush è molto bello. Allora, giocato dopo questo gioco qua, sinceramente, che questo graficamente spacca, lascia un po' a desiderare, nel senso che Gold Rush è un gioco PS4, invece questo è stato fatto PS5, quindi insomma la differenza c'è sia nei caricamenti ma anche proprio nella grafica. Però ha un suo fascino prendere le pepite d'oro, a terra, lavorarla, il secchiello. Io voglio arrivare agli escavatori, perché alla fine ho preso per andare a fare quello che fa parte dei gol. Non di certo per cazzeggiare. Ok, condivido l'ultima diapositiva che ho fatto adesso, devo fare anch'io le grafiche della programmazione, appena un attimo di tempo mi metto dietro a farle, come hai fatto tu, Thor, con una figata, chiaramente devo farle con le mie, con il mio modo di fare le cose, però l'ho fatto. Devo mettermi dietro anch'io a fare sta roba qua. Sì, sì. Allora. Perfetto. Condividiamo là. Grandissimo. Ok, allora vabbè, mai uso la mia immaginazione per fare, sono abbastanza creativo. Sì, infatti, bravo, anch'io uso la mia imagination anywhere, perché quando fai queste cose devi essere te stesso. Dialogue love. Eh sì. Infatti io dico a tutti i ragazzi di seguirmi. Esatto, Toro, vedi io che faccio sempre le mie grafiche, i miei cosini. Le mie cosettine le faccio sempre. Ci sto scrivendo, Andando a vedere il canale, vediamo un attimo. Ma sono già iscritto. Sì. Ho già visto, è una figata. Sì, sono già iscritto, è una figata. Vediamo, perché non mi ricordavo più. Sì, il trattore è bello, ma cos'è che è un massa di perdito? Col drone, che figata. Il trattore è un bel trattore, non sano forse. Riesco a vedere. Sta piantumando lui. Grande. Grande Teo, sì. Aspetta che ti faccio vedere la copertina se ti piace l'ultima.
Perfetto, perfetto. Ok ragazzi, qui il campo è fatto, adesso andiamo con la mitica Aloy. A questo punto ci ho tardato una mezz'oretta, non so se riusciamo a fare anche Gold Rush, ma vabbè, se non riusciamo a farlo lo facciamo domani, non è un problema. No problema, mai problemi, solo soluzioni. Dai, dai, manca due passate. E Gabriella, mitica Gabriella. Ok. Su Twitch ragazzi, sempre live su Twitch. Grande Thor. Cazzo bro. Ok raga, allora l'ultima fila e 5 minuti di pausa per andare a farmi un tamarindo. Ci andiamo a fare un tamarindo e cominciamo con una bella oretta, ma 10 e mezza, sì. Diciamo un'oretta e mezza e a questo punto non portiamo Gold Rush sicuro. Vabbè, chi se ne frega di Gold Rush. Ma come stiamo vedendo, questa cazzata la sta facendo il bot, facendo l'operaio. Comunque da 144.000 siamo a 147.000, abbiamo fatto una bella serata di lavoro, ci ha fruttato 3.000 euro. Ok, andiamo a vendere, prendiamo il campo 82 e usciamo, prendiamo i soldini, campo 82 che è qua. Certo, ho accettato il contratto, ci recchiamo solo sul campo e basta, però se no davvero mi sa che di fare piccole piccole, cominciamo a fare anche l'altro, stiamo fatti per il con Farming Simulator, anche se ragazzi ho fatto serate da 4 ore, live da 4 ore, giornate intere, ho creato anche, che dovrò rifarlo anche su questo, le gare di trattori, che sono una cosa fichissima, infatti dovrei rifarlo anche di qua. Va bene, allora amici miei, Marco Drums vi saluta, vi ringrazia, amici di Twitch, Thor, Zanneboy, Bragali, ciao a tutti, vi aspetto fra 5 minuti nell'altra live.
con Horizon Forbidden West. Un saluto frattoroso da Farming Simulator 22, Marco Drown Games, operaio oggi, operatore alle macchine, operatore ai trattori, alle mieti trebbie, operatore instancabile e coltivatore, fattore, un fattore Marco Drown. E niente ragazzi, io vi consiglio di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Pinterest, Discord, ma soprattutto su YouTube e Twitch, campanello così vi attiva delle mie tipissime meravigliose mitiche live, molto caserecce, la famiglia, siamo tutti in famiglia quando siamo in live con Marco Drums, e un bel commento, poi vi rispondo appena c'è tempo, e un bel mi piace. Ciao ragazzi, fra 4-5 minuti siamo in live con Horizon Forbidden West, Horizon 2 Forbidden West, nel lontano ovest delle macchine trombazzanti. Ciao a tutti ragazzi, Marco Drown Games, grazie per essere stati con me, ci vediamo fra 5 minuti. Ciao mitici. Oh, tu che sei entrato adesso, vieni immediatamente fra 5 minuti nella mia live con Horizon 2 Forbidden West. Ti aspetto, concludiamo questa mitica live di Farming Simulator 22 con un bel ciao ragazzi, mitici, alla prossima live. Ciao amici, ciao mitici, ciao ciao ciao.